Una guerra durata 100 anni tra Francia e Spagna, conclusasi con la battaglia di Pavia del 1525, una guerra che ha avuto anche uno scontro ad Abbiategrasso, una battaglia che in città è però poco conosciuta, anche se uno dei maestri della storia dell'arte, Giorgio Vasari, ne raffigura una parte, la battaglia del Ponte Rozzo. Una copia del dipinto è anche conservata nella biblioteca del Castello Visconteo. È una cosa abbastanza ancora avvolta dal mistero, non tanto il fatto della battaglia, avete Grasso ne ha sostenute diverse di battaglie dai tempi antichissimi in poi, ma questa avvenuta nel 1524 è abbastanza strana, nel senso che il dipinto che il Vasari ha riprodotto su ordine di Cosimo I il Vecchio, che era il figlio di Giovanni delle Bande Nere, ha riprodotto per celebrare la famiglia, tra i tanti episodi, un episodio che è ancora abbastanza misterioso, cioè questo avvenimento di questa battaglia del Ponte Rozzo. Non si sa se Rozzo perché era rovinato o Rozzo perché fosse colorato di rosso. Fatto sta che, per spiegare brevemente, i francesi tenevano i capisaldi, quindi qui intorno a noi il castello, i punti nevralgici, ma non controllavano il territorio, che in realtà era ancora molto fedele ai vecchi Visconti e Sforza successivamente, tant'è che appunto Massimiliano Sforza cercava di riprendersi il regno dopo che il Moro era stato defraudato, portato prigioniero in Francia. In questa situazione abbastanza confusa si inserisce questo episodio, cioè il cugino di Massimiliano, Giovanni delle Bande Nere, è stato incaricato di aiutarlo a recuperare questo territorio. Protagonista della battaglia è Giovanni delle Bande Nere, noto condottiero italiano del Rinascimento ed esponente del ramo cadetto della famiglia Medici. Fu l'ultimo importante capitano delle compagnie di Ventura e intuì che a causa dell'apparizione sui campi di battaglia delle nuove armi da fuoco era iniziato il tramonto della cavalleria pesante. Fu ritenuto da Niccolò Machiavelli l'unico capace di difendere gli stati italiani dalla discesa dell'imperatore Carlo V. Questa operazione si inserisce in questa ottica, per cui è stato preso il ponte, dopo il ponte è toccato alla città, sembra però che lui, Giovanni delle Bande Nere, non fosse presente in città quando è avvenuto questo fatto, però il mistero sta nel fatto che Giovanni delle Bande Nere aveva sostenuto ben altri tipi di, dal punto di vista militare, ben altri tipi di episodi importanti, per esempio quando in Val di Susa aveva fermato 7.000 armati, naturalmente tutti soldati di Ventura che erano stati assoldati dai francesi e dagli spagnoli per venire poi in Lombardia e in Italia in generale, quindi con 700 armati aveva fermato questi 3.000. Questo episodio appunto è molto strano, perché nella realtà si parla di poche centinaia di persone coinvolte, e più che altro ha sofferto tantissimo la popolazione abbiatense, che è stata qui poi massacrata come succedeva nelle guerre di quel tempo, per cui il pagamento del soldato di Ventura era il sacco. Questa è un po' la spiegazione.